iniziare ovunque in questo canale. E non potevano mancare gli scherzi natalizi. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Eric! E la ragazza che subisce sempre i miei scherzi è Dominique! Tutte e due insieme siamo Ed insieme sì! Ok, basta! Dominique in questo momento direbbe assolutamente basta. Altrimenti poi bello per tutto il video e non va bene. Ma prima di tutto vorrei farvi vedere che cosa è successo ieri. Guardate! Ragazzi, sono la persona più felice del mondo perché siamo qui al centro commerciale per fare acquisti di Natale, per addobbare tutta la nostra casa e soprattutto l'albero di Natale. E quindi iniziamo. Eric, che c'è? Lo prendiamo, dai. No, Dominica, avevi detto acquisti di Natale. Questo non è un acquisto di Natale, è un peluche. Ma può essere natalizio anche lui. Dominique, che ci vedi di natalizio in un peluche blu? Però è bellissimo, ho deciso, lo prendo. Lo prendi. Oh, 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 Dominique, questo sì che è bello. E prendiamo anche lui, no? Ok, mi piace. Questa giornata di acquisti natalizi non inizia proprio economicamente. Dominique, guarda che bello. Un cappello gigante? Sì, e questo lo prendiamo. Ma per completare stiamo prendendo anche un regalo alle nostre mamme e ai nostri papà. Ora andiamo, però abbiamo il carrello troppo pieno, andiamo. Basta. Ieri ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo comprato tantissime cose. Anzi, voi mettetevi qui. Così. Ma quello che vorrei farvi vedere adesso è il momento più importante, quello in cui ho avuto l'illuminazione. Guardate. Ok, dobbiamo assolutamente prendere le luci per l'albero di Natale. Sono la prima cosa, la cosa più importante. Quante luci dovremmo prendere? Allora, 400 troppo poche. Troppo poche. 800 penso dovrebbero andare bene. Guarda quante sono. 800. Penso di sì. Wow. 1500, Dominique. Dominique, queste sono le luci per noi. 1500. Queste sono quelle che voglio. Guardate quante luci sono. Dominique, dobbiamo prenderle assolutamente. Dai. Eric, ma queste... Guarda, per farti capire. Queste qui c'è scritto che sono per un albero di Natale. Un albero di Natale. C'è l'albero disegnato. Mentre queste qui c'è scritto che sono per la casa, guarda. Ok, guarda. Casa... Albero di Natale. Significa che sono così tante che non ci puoi addobbare un albero di Natale. Ci addobbi una casa intera, quindi non fanno a casa nostro. Ok, sì, invece fanno a casa nostro. Ci addobbi una casa intera. Prendo questo, nel carrello, via. Eccole qua! Guardatele! 1500 lucine! E sono proprio loro che mi serviranno per lo scherzo incredibile che ho pensato per oggi e che adesso vi spiegherò. Ma prima, voi siete tutti insiemini? Perché se non siete degli insiemini dovete assolutamente esserlo iscrivendovi a questo canale, attivando la campanellina e lasciando un bellissimo like a questo video per fare parte di tutte le cose magnifiche che succedono ogni giorno su questo canale. E adesso state a sentire. Dominique oggi vuole fare l'albero di Natale. E voi l'avete fatto l'albero? Fatemelo sapere, sono curioso. Torniamo a noi. Lei è convinta che non appena arriverà cominceremo a fare l'albero, perché tutta la stanza sarà sistemata e pronta per essere addobbata. Ma non sarà così. Anzi, sarà proprio il contrario. Infatti noi prenderemo queste lucine e tutte le altre che abbiamo, tutte quelle che trovo, e le useremo per riempire tutta questa stanza di lucine di Natale. Devono essere ovunque, coffanse dappertutto. Sarà scioccata non appena vedrà tutta la stanza piena di lucine. E quindi ci conviene iniziare subito, prima che arrivi. Ecco qua, queste sono tutte quelle che ho trovato. Ho intenzione di metterle un po' ovunque. Sul tetto, al centro, di lato, sotto, sopra, ovunque. Non sarà tanto semplice. Iniziamo mettendo la prolunga e prendiamo le prime lucine. Diventerà impossibile passare in questa stanza. Ok, sto cominciando a confondermi anch'io, non so da dove passare con la scala. Ragazzi, guardate! E queste sono solo le prime 1500 lucine! Ancora mi restano tutte quelle! Ok, ragazzi, è super pieno di luci.
Ci sono altri due fili e adesso dobbiamo vedere dove metterli. Ho finito! Guardate un po' qui. Adesso devo attaccare quelle spine alla prolunga, così da accendere poi tutto insieme. Ci siamo. La prima spina. Anche la seconda spina è andata. Mettiamo la terza. Perfetto, andiamo a mettere le altre là sotto. Non appena infilerò questa spina alla presa, si accenderanno tutte le luci. 3, 2, sono troppo emozionato. 1. Muovere, però le vorrei tenere per sempre. Ma so già che appena arriverà Dominique si metterà a urlare. Ve lo immaginate? E quindi ci tocca toglierle di nuovo tutte. Ma sarà bellissimo vedere la sua reazione. Guardate quante belle lucine. Guardate, guardate. Lei che si immagina la stanza tutta in ordine, sistemata. Ed invece è un casino. Aspettiamola, non vedo l'ora che arrivi. Later. Ragazzi, arrivate, arrivate, arrivate. Dominique. No, vabbè. Oh mio Dio, Eric, ma che cosa hai combinato? Ti piace? Ma sei impazzito? Ma quanto tempo ci hai messo per fare tutto questo? Ma poi quante sono? Ne hai comprate altre? Ma dovevamo addobbare la stanza per Natale! Infatti ho addobbato la stanza per Natale. Ti piace? Guarda, è piena di luci. Volevo una stanza... Ma questa non è una stanza addobbata per Natale. Questo è soltanto un groviglio di fili messi a caso. Non ci può nemmeno passare! Dominique, non è un groviglio di fili. Sai quanto ho studiato e lavorato per fare tutto così perfetto? È tutto studiato nei minimi dettagli. Niente è lasciato al caso, Dominique, niente. Ok, ma non si può passare, si inciampa. Non è che si può vivere in una stanza del genere. Come dovremmo registrare il video? Ma che cos'è? Dai, dovevamo fare l'albero e tardi. Non riusciremo a farlo nemmeno oggi. Ora tu puoi cominciare a levare tutta questa cosa. Dai. Lasciamole per 48 ore, 68 ore. Ma come ti salta in mente? Così tante erano le lucine, ne comprate altre? Allora Dominic, ti spiego. 1500 le abbiamo comprate ieri. Poi tutte le altre le ho cercate per giorni. Ed eccole qui, eccole qui. Eccomi, cosa ci dovevi fare con 1500 luci? Tu sei pazzo! E vabbè, le useremo anche per altre cose. Io ho già tante idee. Sì, sono tante, in effetti. Ma l'albero sarà tipo una torcia umana. Una torcia albera. Una torcia foresta. Ma perché hai perso tutto questo tempo inutile? Ci avrei messo una vita! Perché? Dovevamo fare l'albero. Potevi piuttosto fare qualcosa di utile. Mi facevi trovare l'albero già aperto. Quello sì che era una bella cosa. No, che adesso hai perso tempo a metterle e tempo a toglierle. Perché le togli tu, anzi, il più presto possibile. Dominique, dai. E se per caso si rompono? Poi come facciamo l'albero? Perciò ho bisogno di una mano. Se si rompono sarà tutta colpa tua. Tu le hai rotte e tu le ricompri. Dai, Dominique, non sono carine. Sì che sono carine. Io amo le lucine di Natale, però così non si può passare. Poi volevo fare l'albero. No, dai, fai così, guarda. Oh, hai messo anche le luci. Ok, fa uno strano effetto camminare in una stanza strapiena di lucine. Sono ovunque. Sì. Anzi, mi sta cominciando a girare la testa. Come devo fare? Fai sempre queste pazzie, queste stupidità, metti sempre tutto sotto sopra. Però certo che queste da qui sono carine, eh? Sembra di vedere un cielo super stellato, luminoso. Quindi le teniamo? Eric, no, non esiste, anzi, le togliamo subito e facciamo l'albero. Però non sei arrabbiata? Io mi sono arrabbiata, da morire! Mi hai fatto perdere un'altra giornata senza fare l'albero e io volevo l'albero oggi. Ah, meno male, altrimenti il mio scherzo non avrebbe funzionato, quindi... Ma che scherzo è, poi? Che scherzo è? Dai, mi la sdraiati qui accanto a me. Vengo!
No, 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 aspetta, aspetta, ti aiuto. Ho deciso! Comprerò ancora più lucine! Ci servono più lucine! In questa stanza, nell'altra stanza, fuori, sul tetto, sotto il tetto, ovunque nella scala! Ora ne vado a comprare milioni e milioni! Che? Tu vorresti spendere 8 miliardi di euro per comprare delle lucine? Tu sei pazzo! No, così tanto no! Aspetta, fammi pensare... Potrei usare degli sconti! Potrei quindi usare questo sito, guarda... Qualche giorno fa ho già comprato delle cose di Natale senza dirti niente. E che hai comprato? No, non è questo il punto, Dominique. Il fatto è che l'ho presa grazie a bestbuybestdeals.com. Che? Che cosa sarebbe, Eric? È un sito che raccoglie tanti sconti con cui puoi comprarti tantissime cose. Guarda! Che? Scrivi bestbuybestdeals.com e ti si apre questo sito qui. Guarda, puoi comprare tantissime cose scontate. Ad esempio un paio di scarpe, una pentola. Dominique, ci serve una pentola, no? Una pentola scontata, no? Eric, ma di che stai parlando? Non ci servono queste cose, che dici? Ah, vero, a noi servono le lucine, quindi dobbiamo prendere le lucine. Possiamo vedere su Amazon. Quindi ci serve uno sconto per Amazon. Se vado su coupon e scrivo Amazon, mi appaiono tantissimi sconti. Ad esempio, il 20% di sconto su tutti gli addobbi natalizi e la spedizione gratuita. Faccio show code e si apre una pagina con un codice. Mi basta copiarlo cliccando qui. Poi vado su Amazon, scelgo quello che mi piace, qualsiasi cosa natalizia, le lucine, lo compro e prima di pagarlo inserisco questo codice e ho il 20% di sconto più la spedizione gratuita. Così non mi vengono 8 milioni di euro, Dominique, e posso comprare tantissime cose. No, tu sei pazzo. Eric, tu vorresti usare quel sito, quegli sconti per comprare 8 miliardi di lucine, tu sei pazzo. Perché non ti piace questa idea? Le vuoi comprare a prezzo pieno? No, è bello avere gli sconti, ma fai fare a me tipo una borsa Calvin Klein col 61% di sconto. Dominique, le cose di Natale però, E anche delle scarpe. Dominique, dai, non mi sembra il caso per ora. Un maglione. Oh mio Dio, ho creato un mostro, ragazzi. Io volevo solo prendere le lucine. Ok, se impazzite come Dominique, trovate il link in descrizione. Dominique, ma ti sei scordata le lucine, l'albero, tutto il resto, Sì, le dobbiamo levare. Le devi levare, aspetta un attimo. E voi ragazzi lasciate un bellissimo like se vi è piaciuto questo video, se vi siete divertiti. Iscrivetevi a questo canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanellina. E seguiteci anche su Instagram, ci trovate come insieme.official. E oggi salutiamo Giovanna Ciccatiello, Antonia Pucci, Martina Trapani, Gabriele Chiavetta e Ascanio Farina. Ciao ragazzi, un saluto enorme a tutti quanti voi. Ciao belli, siete troppo belli, belli, bellissimi. Ci vediamo troppo bene, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Dai! Ciao!